mattina 5 maggio 2018. Mi fermo un attimo dal montaggio del fumetto per parlarmi un po'. Non so bene che cosa, anzi sono contento di non sapere bene che cosa voglio dire. So solo che mi è venuta improvvisamente questa voglia di dire qualcosa senza un motivo ben preciso, perché se dovessi guardare un po' gli impegni dovrei non staccarmi neanche un secondo dal fumetto che sta prendendo forma. E però sono qui che sto parlando con la parte reale di me. Che conosco sempre un pochino di più e mai avrei pensato che fosse una cosa così inesauribile nel continuare a darmi quella sorpresa sempre vera, no? Di quello che trovo osservando sempre me stesso. Non è che tutte le volte che io mi guardo divento un'altra persona e allora ecco è un mondo nuovo e allora la novità della scoperta. Sono sempre io, quell'essere che sto conoscendo, che non posso dire a domanda chi sei, sono questo, 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 perché sono un essere in divenire. In un certo senso ogni respiro che faccio nella mia vita mi lascia sempre un pochino diverso da come mi ha preso. La vita mi lascia addosso il suo significato e percepirlo per me è importante, perché mi accorgo che è la sete che ha il mio cuore da sempre, no? Fame di senso di vita, no? Di senso che mi completi, che mi dia quella soddisfazione. Ed è un gioco incredibile. Questa parola è abusata, no? Però veramente a volte non hai altre parole per descrivere un minimo quanto è piena di significati, di sorprese la vita, sia quando rispetto alla mia checklist del piccolo ragionier Filini, o quando succede perché la grande anima, il mio vero essere attualmente che ha questa forma, no? Mai uguale, sempre diversa, no? Fino all'ultimo giorno nel quale mi sarà concesso di calpestare questa terra e fare l'esperienza di possedere un corpo umano. Altro che Formula 1, altro che queste macchine status symbol, no? Che molti sognano, no? Specialmente senti dire, se vincessi Superenalotto comprerei sicuramente la casa, prima cosa la casa e poi una Ferrari e poi girerei il mondo e poi aiuterei un po' gli amici e poi camperei di rendita, illusione, no? Finiti i problemi. Perché da quello che ho visto, no? Che poi in realtà non hai visto un cazzo, ti sembra di vedere, grazie alla manipolazione fatta dal sistema, non da una persona singola che ha voglia e vuole mettere in pratica la rapina a tutto il genere umano. Tanti ci provano, hanno incassato le belle fette di persone, non completamente, ma comunque queste persone, me compreso, non voglio fare quello che parlando di questa cosa ne è fuori. Là dove riesco a scegliere dico il mio no a questo sistema che non prevede la mia presenza, la mia volontà, il mio diritto di essere felice. Perché è un diritto quello di essere felice. L'illusione che mi sono accorto da giovane crescendo e pensare che questo diritto alla felicità io dovessi rivendicarlo nei confronti di una persona, un potere esterno e
delegare, no? A confermare a lui che lui in realtà ha il potere di farmi sentire felice o meno, quando in realtà quel potere lì è dentro di me. Non vuole dire che se qualcuno mi dà una coltellata io non devo sentire il dolore. Certo che il dolore lo sento in quelle occasioni lì, però parlo di quel dolore dell'esistenza quando non hai nessun problema fisico intorno a te, no? Quando non devi più preoccuparti del cibo, della tua sicurezza, della tranquillità di te e dei familiari, se ne hai, che stanno intorno a te, no? O la tua comunità al quale tu sei legato. E non mi ricordo cosa stavo dicendo, qualcosa è volato via e forse lo devo, forse lo lascio andare, perché se deve tornare, tornerà da solo. Voglio stare poi veramente molto breve, perché non sapendo perché mi sono fermato a fare questo piccolo video, non so neanche che titolo dargli, non mi interessa, faccio come Vasco Rossi. Ecco, questa cosa qui ci pensavo prima, forse è questo che volevo dire. Mi sorprende sempre vedere le persone che hanno un grande valore umano, no? Riuscire a mantenere la semplicità del non ego quando sono in una situazione che sarebbe facilissimo salire in cattedra e puntare il dito sugli altri e dire tu, poi là bisogna fare così e così. Mi riferisco a Vasco Rossi, no? Questo grande genio che è l'unico fenomeno musicale che comunica a tutte le generazioni, anche le nuove generazioni quando sentono Vasco Rossi si risuonano, sentono che parla di un qualche cosa di intimo anche nella propria vita, che lo capisce meno non ha importanza. Vasco Rossi, guardando, ho rivisto delle interviste, perché nel periodo nel quale ho lavorato a Roxy Bar per una stagione, la stagione 94, ho visto passare tanti cantanti, no? E c'era stato Vasco Rossi, che era quello che mi sarebbe piaciuto vedere dal vivo, perché intuisci che è una persona autentica, no? Però di fatto non l'ho mai visto di persona, ho visto un video poco fa. E allora mi sono rivisto altri video di Vasco, e quello che mi ha colpito, a parte la sua saggezza, che sembra la saggezza di quello che sta in campagna, no? Che bisognerebbe dargli degli aggiornamenti, in realtà a una... se no non si spiegherebbe tutta questa risonanza che ha su tutta questa gente, unico nel mondo a fare una roba del genere, no? Quello che mi colpisce di lui è la sua umiltà, il suo comunque, pur sentendo che sa, di fronte a delle situazioni dove io avrei reagito, tipo lui di fronte a Redroni, io Redroni lo conosco, sono d'accordo con Bersani, brava persona, ma è un coglione. Di fondo è un coglione buono, che vabbè, però è un coglione buono, buona fede, però è un coglione, no? Secondo il mio punto di vista, appunto, da non grande come Vasco Rossi. Ha detto una cazzata di fronte a Vasco Rossi, ho visto Vasco Rossi fare una faccia che si capiva benissimo quello che pensava e non gli ha detto niente, l'ha lasciato stare. Io ho detto, cazzo, che lezione, che rispetto, no? Ok, lo vedi così, accettalo, perché comunque questa è la vita, accettare non solo i limiti degli altri, ma anche i miei limiti. Non accettare nel senso ti accetto e non te ne vai più, no, accetto che finora sei stato un limite, ma adesso che ti guardo in faccia e posso non più rimetterti nella catena di montaggio di gestire la mia vita, ne faccio meno e il mio essere vivo ne beneficia. Chiudo, mi sento contento, soddisfatto per come mi sento e voglio portare questa sensazione nel lavoro del fumetto di presentazione di questo lavoro che mi è capitato, di chiamarlo lavoro è proprio eufemistico, non so bene cosa vuol dire, però credo di sì, cioè, va bene, vado a lavorare per modo di giocare.